Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare. Siamo arrivati alla fine dell'anno e solitamente quando si arriva alla fine dell'anno si fanno un po' il resoconto di quello che si è fatto. E infatti oggi faremo una playlist di tutti i video che sono stati girati in questo anno e risponderemo anche a qualche domanda. Sigla! Il primo video che è stato girato era il piedino per borse, dove si faceva vedere giustamente come applicare i piedini ai fondi delle borse. E una nostra amica, Rudina Curti, ci ha chiesto 2 cm per tutte le misure di fondi? A questa domanda possiamo rispondere tranquillamente che dobbiamo un po' adeguarci alla grandezza, la larghezza soprattutto, del fondo, in modo che se abbiamo un fondo di 8 centimetri, dobbiamo certamente non utilizzare 2 centimetri ma adeguarlo a quella grandezza. In quest'altro video invece abbiamo parlato del mulinetto tricottin per realizzare lacci e cordini per coulisse. Anche quello è stato uno dei video molto visitati in quanto sia un bellissimo attrezzo, ma a volte è difficile saperlo utilizzare. E la nostra amica LM ci ha chiesto: ma è utile per lo swan? Certamente no. Il mulinetto della Prim viene utilizzato con dei fili che devono essere sottili, come ad esempio il Bravissimo, e se vogliamo farlo lo possiamo fare tranquillamente, ma non si può utilizzare un cordino per realizzare un cordino. Me lo ricordo ancora questo, che era uno dei bottoni creativi Uncinetto Crochet, era uno dei primi che cercavo di mettermi davvero all'opera per poter creare qualche cosa, e qui davvero sui bottoni snaps c'è stato tantissime domande. Vi prendo questa domanda di Emanuela Zedda, dove mi chiede: buon pomeriggio, scusami, è possibile utilizzare anche con il lavoro all'uncinetto oppure funziona solo sulle stoffe? Certamente il bottone snaps viene utilizzato solo per le stoffe, perché l'uncinetto, avendo una lavorazione a maglia, è troppo grande e non prenderebbe mai. Altra domanda di Donatella Buranello. Ciao Andrea, ho comprato su Tessila la pinza ma non riesco proprio a farla funzionare, ed è per questo che è stato realizzato in realtà questo bellissimo video, che se non l'avete visto andatelo a rivedere. Prossimo! Questo l'ho fatto perché nell'assistenza è la domanda che viene fatta sempre, sempre, sempre. Le chiusure che non si chiudono, le click-clack che non si chiudono. Qui con una semplice manovra di rotazione abbiamo risolto un grosso problema. Ma anche qui c'è stata una domanda della nostra amica Marina Zambon, che dice: grazie Andrea, io avevo delle click-clack che non si chiudevano e grazie a questo tutorial oggi posso fare la mia borsa. E un'altra domanda era: come posso fare per ruotare la mia click-clack dopo che c'è stata la lavorazione? E in questo video si è visto che è uguale e quindi è molto molto semplice. Quando creiamo le nostre borse abbiamo sempre un problema: bellissima lavorazione ma non sappiamo mai come chiuderle.
Quindi quel video di come montare un bottone magnetico che avete visto è stato uno di quei video che io dove mi sono divertito di più. E una nostra amica, Anna Rosaria Jenko, ha fatto questa domanda: ma sui lavori fatti con l'uncinetto non credo vada bene questo metodo? E invece posso dire tranquillamente che basta allargare un pochettino una maglia e questa lavorazione, questa applicazione di come montare un magnete funziona benissimo. Risposto anche a questa. E poi c'è anche Anna Desideri che ci aveva chiesto di come poter applicare una chiusura a scomparsa e su questo video si capisce tutto. Visto che poi c'è sempre il come fare per realizzare qualche cosa, ma a volte c'è anche il come fare per poter vedere gli attrezzi, perché su internet abbiamo la possibilità di guardarli, qualcuno ne ha parlato, ma non sappiamo mai realmente come sono fatti, e infatti noi abbiamo inserito questo video di ferri circolari e set della Tessiland. Anche qui c'è stata una nostra amica, la Francesca Giandomenico, che ha detto: grazie Andrea, molto utile e chiare le tue spiegazioni. Mi sapresti dire in che materiale il set di ferri che hai utilizzato durante il tutorial? Benissimo, quel set di ferri è realizzato in legno, ma ci sono tantissimi altri set, come tantissimi altri uncinetti, che sono in alluminio leggero, sono in bambù, in legno, ci sono davvero di tutti i tipi, per tutte le varie lavorazioni e mani. Questo video davvero me lo ricordo bene, perché mi sono davvero divertito a realizzare queste fasce per capelli ed è stato per me davvero un divertimento, tant'è vero che mi facevano sembrare anche che avessi i capelli. E in questo video c'è stata una nostra amica, Susanna Doni, che ci ha chiesto se con questo attrezzo potevamo fare solo delle fasce per capelli oppure dei calzini. Io vi dico tranquillamente, hanno una misura un po' ristrettina, però si possono fare anche i calzini, anche se io vi dico utilizzate altri sistemi tranquillamente. Arrivava la primavera e quindi c'era bisogno di qualcosa di veramente che esplodesse un po' nell'allegria, visto che è stato comunque un inverno travagliato per le varie situazioni del famoso Covid. E qui abbiamo visto il Flower Loom, un attrezzo davvero semplice, facile, ma di grande effetto. E qui la nostra amica Ketty Tatangelo ci chiede: ciao Andrea, potresti creare un tutorial per l'uso del telaio che hai mostrato all'inizio? Ce l'ho da tempo ma non so bene come usarlo. E lì mi sono messo tranquillo a realizzare questo piccolo tutorial, perché i movimenti sono sempre gli stessi. Per realizzare un fiore basta fare quei tipo di movimenti. Un'altra nostra amica, Laura Citrigno, ci ha chiesto: per favore, puoi far vedere un fiore del Flower Loom in vendita sul sito? Sono tutti in vendita sul sito. Quando creo qualche cosa è perché c'è sul sito, è un attrezzo che abbiamo sul sito www.tessiland.com.
E siccome poi c'è sempre una buona stella, abbiamo utilizzato il telaio a stella. Dove è venuta questo video? Da dove è nato? È nato soprattutto qui anticipatamente dalle domande che ci venivano spesso richieste, come Alba Cicco che mi aveva chiesto: ciao Andrea, ci puoi dare delle idee per creare dei manici delle borse? Ed è stato così che grazie a questo telaietto, che sembra davvero un qualcosa di, diciamo così, stupido, alla fine dei conti vi dà la possibilità di personalizzare al massimo tutti i vostri accessori. Tant'è vero che qualcuno mi ha chiesto: ma si possono fare solo borse, solo manici per borse? No, si possono fare portachiavi, si possono rivestire qualsiasi altra cosa che si vuole, perché alla fine è una lavorazione davvero semplice. E per fare poi il salto nel passato, ecco qua i vichinghi. Questo è stato uno di quei video che è stato davvero bello per me poter realizzare, perché quando rientro un po' nella storia mi piace sempre di più. Come magari si è visto per il feltro, ad esempio. Noi su questo qui, il Lucet, che è un attrezzino, anche questo davvero semplice, ma che può abbellire tantissime cose. E infatti la nostra amica Marianna M aveva chiesto: come posso fare un cordoncino spesso per rivestire un puff? Ebbene sì, Marianna M, con questo attrezzo e un po' di manovre avrai tranquillamente il cordino che fa per rivestire non solo il tuo puff, ma anche i bicchieri, come ho fatto io, oppure qualsiasi altra cosa, e dare quel tocco chic e personale. No, qua mi devo far perdonare, da questo video mi devo far perdonare, perché si chiamava Basta, chiudiamo tutto. Ed è lì è scatenato l'inferno. Ma Tessiland non può chiudere. Tessiland è enorme e quindi alla fine dei conti come si fa a chiudere tutto? Ma era nato perché? Perché in questo video facciamo davvero vedere una buona parte delle tipologie di chiusure. Perché era nato anche questo dall'assistenza, dove la nostra Patty N aveva chiesto: puoi fare un video su come montare le chiusure a T, la famosa chiusura a T, che io faccio vedere in questo video. Se ve lo siete persi, tornate indietro e guardatevi il video Basta, chiudiamo tutto. E dopo aver fatto vedere sempre qualche cosa di come si realizza, siamo passati a un altro strumento, che è sempre l'uncinetto. Nella scelta degli uncinetti c'è sempre una grossa difficoltà, e infatti in questo video vi ho fatto vedere gli uncinetti Clover Amour, che sono il non plus ultra dell'uncinetto. E qualcuno mi aveva chiesto, come Carmen A, ci fai vedere la differenza degli uncinetti Prim e Clover? E io in questo video ho voluto incorporare un po' queste differenze, che possono essere dalla manualità oppure dal prodotto in cui viene realizzato questo uncinetto. Thank you.
E siccome Tessiland non è solo accessoristica, filati, uncinetti, di tutto di più, ma ci sono nate anche le nuove fodere Ottoman, dove ci è stata chiesta da Anna Ferrara: ciao Andrea, quale fodera posso usare per foderare una borsa? E io rispondo: Ottoman. Semplice, perché sono una delle fodere con una lavorazione, nel video si spiega la lavorazione ottomano che cos'è, che hanno una ottima resistenza e soprattutto creano davvero un involucro per la borsa eccezionale. Altra domanda sempre nell'assistenza: ma come si fa a irrigidire una borsa? E allora in questo video abbiamo fatto vedere le reti. Le reti, che sono un elemento fondamentale per le borse, dove Giuseppina Mazzarella vorrei sapere qualcosa in più sulle reti, ci chiedeva, e noi speriamo che con questo video siamo riusciti a rispondere benissimo a questa domanda. Un'altra invece nostra cliente, Giulia B., leggo anche questa: bruttissima esperienza con la rete da 5 mm, i quadratini sono storti e per tagliare, avere un rettangolo come quello che hai tagliato tu, non potevano seguire quei dritti. Mi sono ritrovato con quadretti sfalsati e con un lavoro improponibile. Bene Giulia, allora il problema delle reti, lo dico anche nel video, sono delle reti stampate. Alla fine non dobbiamo seguire questi quadrettini, ma dobbiamo dare rigidità alla borsa. Quindi basta tagliare il nostro quadrato perfetto per la borsa e poi accavallare. E il gioco è fatto. Dopo le reti ci sono i termoindurenti, un altro elemento che lì davvero mi sono addentrato fino all'inverosimile per far capire come funziona il termoindurente, semplicemente anche dove può essere utilizzato e dove deve essere scelto al posto della rete. È una nostra amica, spero di non sbagliare, Creasil Verrose, mi chiedeva: ciao Andrea, una domanda da casalinga disperata. Ma se la borsa che io irrigidisco con il termoindurente o la rete necessita di essere lavata, come la lavo? Lavaggio d'acqua o a secco? Io vi dico sempre a secco, essendo all'interno è un termoindurente creato da una fibra, questa fibra se prende dell'acqua potrebbe perdere la sua rigidità. Quindi le nostre belle borse, ci mettiamo tanto tempo per farle, laviamole a secco. Perdiamoci un po' di tempo, ma laviamole a secco. Eravamo intorno all'ottobre-novembre, quindi c'era il momento di prepararci per qualche cosa di autunnale e qui abbiamo fatto le zucche purpurì, dov'è che abbiamo inserito tanti elementi per creare poi un unico oggetto di arredo, ma che non sia solamente da bloccare là, ma che abbia anche una sorta di profumazione. E qui la nostra Giovanna Pirrone, che devo dire sempre presente, mi diceva: grazie Andrea, bella idea, sempre esaustivo nelle descrizioni dei tuoi progetti. Ciao Gio da Roma. E io l'ho letto perché davvero questa nostra amica è sempre presente in tutti i video.
Poi arriva un certo punto che ti prende quella passione, non riesci più a fermarti, incominci a fare tante volte la stessa cosa, utilizzare sempre lo stesso prodotto, perché entri in un circolo vizioso. Ed è stato così per me per il panno Lenci e poi per il feltro, ed è stata davvero una scoperta eccezionale, perché ho capito che si può fare davvero di tutto, come questi bellissimi portachiavi. E qui c'è la nostra amica Priscilla Salvia che mi dice, leggo questo commento perché è bello, adesso entriamo nella famiglia, quindi leggiamo tutti i commenti. Grazie Andrea, idea carinissima. Non so chi dopo pochi secondi all'uscita del video ha già potuto vederlo e metterti il pollice in giù. Io ti metto tutte e 10 le dita delle mani in su per il tuo impegno e per le spiegazioni che ci dai. Grazie mille Priscilla, sei stata gentilissima. Anche i pollici in giù fanno parte del gioco, ce lo dobbiamo prendere, alla fine non possiamo piacere a tutti, e quindi anche quello. Però mi piace sempre quando mettete il pollice in su. Poi c'è stato il momento sempre del panno Lenci, sempre del feltro, che però mi sono dato al floreale, a un qualcosa di creativo. E davvero quello è stato bellissimo, cioè mi è piaciuto a me, poi non so voi se vi è piaciuto, ma creare la stella di Natale davvero in pochissimi passaggi e pochi minuti è stato una cosa eccezionale, perché vedi un progetto che si realizza velocissimo nelle tue mani e lo puoi applicare dove vuoi. E qui Marge ci ha detto, ma grazie, mi hai dato l'idea e la possibilità di fare un bel lavoro molto semplice ed effetto. E io ringrazio te Marge per questo bellissimo commento. Eravamo arrivati sotto Natale, dovevamo iniziare a preparare qualche cosina per Natale, e infatti c'è stato questo bellissimo video dell'albero di Natale. Dico bellissimo perché a me è piaciuto, ai miei bambini è piaciuto e anche a voi è piaciuto perché avete messo like. Elisabetta Balloni mi scrive questo commento: grazie Andrea per il tuo carino tutorial, è un'idea che sfrutterà perché negli ultimi anni faccio una giornata vicino al Natale per le decorazioni, la giornata del laboratorio della zia. Quindi noi salutiamo il laboratorio della zia e ti ringraziamo tantissimo per questo commento, e soprattutto perché mi fa piacere che quegli spunti che vi do poi possono andare anche per altre piccole lavorazioni e creare così un mondo creativo. Eravamo alla fine, abbiamo fatto l'ultimo video che era il porta uncinetti, e quello è stata una cosa che davvero mi è uscita perché c'era un disastro dentro tutti i vari oggetti della Tessand che io poi prendo, utilizzo e cerco di mettere nelle mie lavorazioni. E qui Barbara Handmade ci ha detto: ciao, sei stato bravissimo, io l'ho realizzato all'uncinetto, ma è un'ottima idea. Bravissima comunque Barbara, perché qualsiasi cosa voi realizzate con le vostre mani per me ha semplicemente un plauso. Ebbene sì, siamo arrivati anche alla fine di questo nostro video remake, abbiamo riguardato un poco tutti i nostri video. Davvero mi sono accorto che ne ho fatti tanti. Spero che tutti vi siano piaciuti e spero sempre di farne tantissimi altri. Prima di salutarvi però voglio salutare qualche nostra amica che è sempre presente nei commenti. Chiedo scusa se non me li ricorderò tutti, ma
Teresa 75, Paola Selleri, Roberta Toncelli, Gio da Roma e tantissimi tantissimi altri che siete sempre sempre presenti, e questo mi fa davvero tanto piacere e mi dà quella forza in più per poter andare avanti. Non mi dilungherò ancora. Il come fare per quest'anno termina qui. Sicuramente lo apriremo a gennaio nuovamente, ma ricordatevi sempre che Tessiland non chiude mai. Cioè, quindi tutto lo staff, compreso me, io non farò i video, ma ci sono. Sarò qui, saremo qui a lavorare. Non vi faccio gli auguri di Natale e buon anno perché ci sarà una sorpresina. Seguite sempre sui social. A proposito, azionate la campanella se non l'avete ancora fatto, mettete un like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial. Ciao!